ci colleghiamo con Duilio Celenza, che vado a salutare. Ciao Duilio. Ciao Fabio. Che piacere, carissimo. Allora, allora, lui è uno scrittore, autore del Il racconto di una futura leggenda. Partirei da qui, Duilio, perché in questo libro tu avevi in qualche modo descritto, anche se l'avevi, diciamo, localizzato temporalmente più avanti, ma di fatto avevi un po' descritto la situazione che stiamo vivendo. Sì, è capitato anche questo, è capitato anche questo. Dunque, io ti posso dire che non avevo proprio l'intenzione di descrivere questo tipo di scenario futuro. In realtà io volevo proiettare direttamente nel mio romanzo, proiettare direttamente il lettore attraverso il personaggio principale, proiettare direttamente il lettore in un futuro, insomma, abbastanza lontano, il 2096. Però per fare questo ho dovuto ovviamente costruire tutto il passato, diciamo, dei personaggi che poi vivono questa avventura nel 2096, e tutto il passato recente loro, e più o meno recente, che però per noi ovviamente è il futuro. Quindi ho dovuto fare questo sforzo, cioè, diciamo, non proprio uno sforzo, perché non mi è dispiaciuto, però è stata come una situazione obbligata, cercare di immaginare, insomma, gli anni che erano a venire, come si sarebbe sviluppato, diciamo, il nostro percorso storico, la nostra società, i vari accadimenti. E quindi avevo immaginato appunto una situazione critica a livello mondiale, però dovuta a una guerra, insomma, una guerra molto tecnologica, quindi che non avrebbe previsto, almeno che era stata venduta come una guerra tra armi praticamente, no? Tra molto tecnologica, senza dispiegamento di particolari eserciti, che però poi trascinava con sé appunto un'epidemia virale in cui entrambe le parti si accusavano di averle usate loro come armi chimiche o armi di distruzione di massa. E quindi questo però io l'avevo collocato nel 2068, quindi c'è ancora molto tempo, tante volte dovesse verificarsi. Però chiaramente è una situazione ben più drammatica, per fortuna, di quella che stiamo vivendo ora, perché ho paventato chiaramente un'epidemia che decimava fortemente proprio la popolazione mondiale, in quasi tutte le nazioni, i continenti. E niente, ho descritto proprio una situazione così. Però la cosa che forse mi ha, diciamo, ha avuto questa involontaria proiezione profetica è stata soprattutto nella descrizione di quello che accade, che sarebbe accaduto nella società, in tutte le società, compresa quella italiana, perché il racconto si svolge in Italia, perché volevo parlare soprattutto di noi. Io sono di Firenze, quindi i protagonisti sono tutti di Firenze, viaggeranno per tutto il territorio nazionale, e anche in Italia, insomma, c'è questa situazione che si è creata ora con questa crisi del Covid, dell'epidemia, ovvero sia una sensazione di disorientamento, ma poi subito i sospetti, ovviamente, che non del tutto infondati, ma che sia comunque stata guidata, o che comunque i virus in realtà fossero stati programmati, che non fosse un semplice incidente, nel caso del mio romanzo, bellico, ma che in realtà era stata una pianificazione, addirittura perfino diciamo concordata da entrambe le parti in guerra, che in fondo avevano tutto l'interesse per far diminuire la popolazione mondiale e poi, diciamo, regalare al mondo con meno gente, insomma, con una popolazione molto diminuita,
regalare un benessere più diffuso, insomma, che tenesse poi le persone più quiete, ecco, dato che insomma tutte, ovviamente il lavoro aumenta perché meno persone ci sono, c'è meno richiesta, poi con la tecnologia, l'avanzamento tecnologico, insomma tanti problemi sociali poi vengono risolti, e quindi mi sono trovato a descrivere un po' questa situazione in varie parti poi del romanzo, perché non la descrivo subito immediatamente, ma via via nel racconto, insomma, ci sono vari momenti in cui colgo anche l'occasione per parlare del passato, in questo caso di questi altri protagonisti, che però per noi è futuro. Quindi tutta questa situazione ha creato veramente una similitudine. Prima ad accorgermene ovviamente sono stato io, perché poi quando è iniziato a succedere tutto questo, ormai stiamo parlando di un anno fa, perché in Cina, se non mi sbaglio, correggimi tu, ma mi pare che proprio un anno fa iniziò questo. Sì, è l'anniversario proprio. Per l'appunto, hai visto? Infatti, poi è venuto da noi, eccetera, eccetera, e lì ho iniziato anche io per primo, insomma, a dire, ma non è che si sta avverando, non perché io voglia che si avveri anche quello che ho scritto, naturalmente, però che si sta avverando proprio una situazione del genere. E quindi, niente, per rispondere a questo, ti dico che è nata così. Però l'intento del mio romanzo è esattamente l'opposto. Ho cercato, diciamo, mi sono sentito quasi costretto appunto a descrivere in maniera plausibile, quindi non particolarmente ottimistica, l'andamento della nostra storia, della nostra società, e quindi anche a livello mondiale, come le cose sarebbero potute evolversi. Però in realtà proietto proprio in un futuro abbastanza lontano, che tuttora è abbastanza lontano. Io l'avevo pensato in realtà molto tempo prima, quando ho iniziato, proprio era in fase di gestazione tutta questa storia, che ho scritto comunque qualche anno fa, però rimane un futuro abbastanza lontano, proprio per aprire, iniziare a dare un futuro alle persone, per iniziare alle persone, al lettore, per aprire un'immagine di qualcosa che un giorno può cambiare, qualcosa anzi addirittura di clamoroso, in senso molto positivo. Io narro questa storia che il protagonista principale in realtà è nemmeno un contemporaneo, perché in realtà lo colloco nel 2096, per altre ragioni che ora non sto a spiegare. È un anziano signore che, appunto, come si legge nella sinossi del libro, è un anziano signore che si fa ricoverare per una visita di controllo in una clinica per 2 giorni e incontra un altro personaggio, anche lui paziente della clinica, che gli regala questo libro abbastanza misterioso, e che parla appunto di un'avventura al futuro, ma ne parla come una cosa, come se l'autore fosse anche parte della sua biografia, come una cosa da lui, una storia da lui realmente vissuta, ed inizia subito con una prefazione molto epica questo manoscritto che lui legge, quindi molto positiva, perché parla di un cambiamento, di un'avventura che cambierà addirittura, aprirà una nuova era per l'umanità intera, insomma, non solo per l'Italia, quindi di per sé annuncia un futuro possibile, migliore. E quindi queste sono le ragioni. Però è vero anche che bisogna affrontare, per avere una speranza, per riavere immagini del futuro, bisogna anche analizzare concretamente il presente e anche il passato. Quindi non si deve essere superficiali o far finta di non considerare tante cose. Io penso che quello che stiamo vivendo ora, parliamo anche solo a livello italiano, anche se siamo nel carrozzone mondiale, insomma, poi siamo tutti trascinati da questa situazione globale di globalizzazione ormai avvenuta totalmente. Tutto quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo è la conseguenza anche degli errori di tutti, quindi
cercare di capire profondamente perché siamo arrivati fino a questo punto, no? Perché ci troviamo, ad esempio, ora io, siccome ho ascoltato tutta la tua interessantissima trasmissione, anche gli ospiti precedenti, con considerazioni molto, oltre che condivisibili, anche molto interessanti. Però tutta questa situazione, probabilmente, come mai noi oggi ci ritroviamo che per stoppare tutto, per smettere di lavorare se è necessario, per bloccare un attimo la macchina, ci ritroviamo tutti in una situazione di precarietà assoluta, tutti o almeno la stragrande maggioranza, e anche chi non lo è, diciamo, comunque teme che possa essere il turno suo, se la cosa andasse avanti, vedi, appunto, per dirne una, gli statali, no? Che giustamente, insomma, finché ci sono i soldi vengono pagati anche loro, per ora sono tranquilli, però è chiaro che hanno anche loro dei timori. E noi siamo arrivati in questa situazione perché per tanti anni abbiamo fatto finta di non vedere delle cose, di non vedere le priorità, di non chiedere anche ai nostri governanti di rispettare, a parte i programmi elettorali, ma di rispettare soprattutto la messa in sicurezza dell'essere cittadino, dell'essere umano, che sono tra l'altro garantiti dalla nostra Costituzione, o meglio, quantomeno sono il modo in cui i padri costituenti hanno cercato di incanalare la nuova Repubblica italiana, no? E sono dei propositi, inizialmente dei propositi per organizzare la nostra società dal dopoguerra, la nostra Repubblica. E noi ci siamo abbiamo sempre convissuto con questa con la disattesa di questi dei principi anche costituzionali. Tu pensa al diritto al lavoro, alla casa, alla salute, e abbiamo vissuto così e siamo stati sempre buoni, soprattutto noi italiani, cercando ognuno di guardare al suo, la piccola convenienza personale. Ma avremmo dovuto riempire le piazze in maniera pacifica, per carità di Dio, però con forza, per tante ragioni. E oggi ci troviamo qui che basta che si blocca il sistema e vediamo quello che stanno facendo gli attuali governanti, cioè praticamente ci dicono cavatevela da voi, deresponsabilizzandosi del tutto, no? La responsabilità è sempre delle regioni, di quello, della federazione, eccetera. Però ci stanno dicendo questo nella speranza che tutto finisca molto presto, cosa che tutto sommato credo avverrà, e che soprattutto la macchina riparta nel miglior modo possibile. Quindi per dire, ecco, io credo che siamo arrivati qui, e chiaramente non vale solo per l'Italia, anche se forse noi siamo un po' indietro rispetto ai nostri cugini europei, diciamo così. Però questo ci apre davanti a una crisi anche interiore, mentale, che però dobbiamo affrontare per riuscire a vedere un futuro, per riuscire ad immaginare, a creare anche la speranza e la convinzione che ci sia un futuro migliore in tutti i sensi. E bisogna cercare di capire quali sono stati i nostri errori, le nostre piccole meschinità, diciamo dell'italiano comune, dell'italiano medio, poi ognuno pro quota se le attribuisce quanto crede. Però è vero che queste cose ci dovevamo pensare prima, insomma, cioè dovevamo chiedere e avere garanzia che ci fossero. Non si può bloccare un sistema e non pensare che ci sia gente che ha paura di rimanere senza mangiare o senza casa, capisci? Anche perché sono cose che io credo siano realizzabili senza neanche spendere poi chissà quanto. Dovremmo avere un'assicurazione in tutte queste cose basilari, diciamo. Ho sentito parlare anche precedente ospite, molto interessante, anche di una forma di socialismo che ormai è evidente ci voglia, è evidente che ci sia bisogno, cioè che ci sia una base quantomeno che garantisca a chiunque
la sopravvivenza, insomma il minimo di dignità è molto importante. Io credo che se non ci fosse questa situazione, di questo sistema che stiamo vivendo, soprattutto noi in Italia, anche questa crisi sanitaria la vivremmo molto, molto diversamente, perché comunque il grosso della, io almeno guarda, ti parlo per quello che vivo, che sento, per le persone che conosco, gli amici, e tutti sono soprattutto psicologicamente molto, se non devastati, molto, molto colpiti, molto, molto abbattuti, proprio perché non sanno domani cosa può succedere del loro lavoro, della loro sicurezza, della loro casa. Ma, e questa era una situazione che dovevamo avere chiara prima, ecco, secondo me. Quindi penso che comunque, ora io stavo parlando, sto andando avanti, Fabio, se vuoi fermarmi tu, sì dopo andiamo, tu finisci pure. Sì, stavo andando avanti dal discorso comunque del libro e della crisi pandemica. Però ecco, io ho scritto questo libro proprio cercando di essere molto realista, ma con un intento profondamente, anzi è stato lo stimolo per cui l'ho scritto, l'input iniziale, con la voglia di dare un futuro, proprio perché vedevo già molti anni fa, tra l'altro, quando ero più giovane, diciamo così, anche negli anni 90, vivevo io e anche con le persone che frequentavo, gli ambienti che frequentavo, di cui si discuteva anche di questi argomenti, vedevo io proprio una demoralizzazione per chi portava avanti certi valori, valori umanistici, valori sociali, valori anche spirituali. Io, guarda, ti dico una cosa, io ho vissuto la fine degli anni 90, infatti non è un caso che il lettore del libro, il signore anziano, è collocato nel 1996. Ho vissuto quegli ultimi anni con una sorta di, come dire, di rassegnazione. Io facevo parte, come tante persone, non solo giovani, e di tante estrazioni sia culturali che ideologiche che filosofiche, facevo parte di quelle persone che speravano in un cambiamento diverso. Poi ognuno magari aveva le sue idee, però che erano, quindi, come dire, se non no global, non riferendomi proprio agli anarco-insurrezionalisti che andavano in piazza, ai G7, no? Come ricordiamo bene, se non a quel livello, ma che comunque sposavano i dubbi, le incertezze, diciamo le perplessità, se non i sospetti, riguardo a questa globalizzazione che stava, come dire, compiendo, sembrava stesse compiendo proprio il suo ultimo atto di presa di potere, diciamo assolusa o comunque egemone nel nostro mondo e alla fine nel mondo intero. E quindi ero molto rammaricato, perché io quello che avevo vissuto già fino lì nella vita era stato molto bello, molto positivo, cioè credevo veramente in certi valori, perché li avevo vissuti, perché avevo sperimentato che una certa vita, un certo stile di vita, dare attenzione ad altre cose faceva star meglio, faceva vivere meglio, dava un senso all'esistenza delle persone. E quindi vedere che ormai ci si arrendeva a questa, come dire, a questa cricca neo-aristocratica, come è stata descritta anche dai suoi ospiti precedenti, dal potere che c'è ora, perché sappiamo tutti che c'è un potere, poi che siano i famosi Rothschild o che siano altre famiglie ormai famose, diciamo, citate da quelli che vengono sempre etichettati come complottisti, che siano quelli o che sia chiunque altro, non ha poi questa grande importanza, perché comunque sappiamo che c'è, questo è evidente, è innegabile. Quindi vedere la fine, diciamo, di ogni possibilità di cambiamento, di influenza, perché c'è stato venduto tutto proprio dal 2000 come qualcosa di ineluttabile, inevitabile, dovevamo l'Europa unita con l'euro, poi noi in Europa abbiamo
abbiamo conosciuto anche questo aspetto, diciamo, con tutto quello che ne è conseguito, soprattutto per noi italiani e qualcun altro. Ma poi anche la guerra globale di Bush, e quindi tutto quello che ne è conseguito dopo, poi la sicurezza per il terrorismo. E a vari pezzi ci siamo resi conto che tutte queste cose non venivano neanche più contestate con la forza degli anni e dei decenni precedenti, perché c'era una sensazione di resa, come dire, se non ce l'abbiamo fatta prima, ormai non ce la facciamo più. Ecco, sembra impossibile anche contestare il potere delle banche nella nostra società, come vedi. Poi c'è stata la crisi finanziaria delle banche, un altro disastro, ma poi di fatto mi sembra sia cambiato assai poco, no? E quindi questo contrasto di sentimenti che io ho avuto poi dopo negli anni successivi, ricordando le mie esperienze, facendone anche altre, però ricordando le mie esperienze, mi ha fatto scattare l'input proprio di l'ispirazione di voler scrivere di un futuro in cui certe cose accadono, certe cose positive. E quindi lo svolgimento di tutto il romanzo, che poi è, insomma, da quello che dicono quelli che l'hanno letto, anche chi lo ha giudicato, è molto appassionante, e chiaramente per me lo è bellissimo, perché sono l'autore, però anche da quello che mi dicono è una bella storia che comunque si segue bene, anche se non si coglie, anche per chi non cogliesse altri richiami o altri approfondimenti di natura sia morale, sia spirituale, sia ideologica, che sono contenuti nel mio libro. Però ecco, la cosa che mi ha stimolato è proprio creare i presupposti perché ci sia questo cambiamento, o meglio, per me è stato molto stimolante dover pensare, se un giorno accadesse una cosa veramente bella, un cambiamento positivo per il nostro paese, per la nostra gente, per noi, ma per tutta l'umanità, perché deve accadere? Cosa deve succedere? E più che gli accadimenti esteriori, di natura quindi politica, sociale, sono gli accadimenti interiori quelli in cui ho posto l'attenzione, anche perché credo che siano quelli la cosa fondamentale, è che deve scattare qualcosa in noi, e tutto il resto è conseguenza, ovviamente. Quindi ho provato, e credo di esserci riuscito, a far a portare il lettore verso la riflessione su cosa debba cambiare, e quindi parlare anche del passato, e anche il passato, quello proprio degli anni 90, anni 60, anni anche di secoli precedenti, facendo dei richiami al passato, cercando di far riscoprire a delle persone del futuro aspetti che noi abbiamo dimenticato della nostra storia. E noi in Italia credo che ne abbiamo dimenticati moltissimi, e anche la comprensione per altri aspetti su cosa abbiamo sbagliato, su cosa ci ha portato fino a quella crisi che io poi descrivo nel libro, come ti ho detto, del 2096, anche se anche lì è una crisi ovviamente globale. Quindi io, ecco, ho cercato soprattutto in quell'aspetto di dare un futuro, perché credo che l'unico modo per vedere un futuro, che è una cosa molto importante psicologicamente, è un aspetto fondamentale. Quando noi non vediamo un futuro, rimaniamo bloccati, stiamo fermi, è come essere non vedenti. Noi, per muoverci, per fare qualsiasi cosa, abbiamo bisogno di immagini al futuro, abbiamo bisogno di vederlo un futuro. Quindi il futuro lo decidiamo nel momento in cui iniziamo proprio a crearlo immaginandocelo, e lo possiamo immaginare come vogliamo. Se abbiamo difficoltà ad immaginarlo, è perché c'è qualcosa che ci blocca. Quindi è molto importante cercare di capire che cos'è che non ci fa credere che sia possibile che il mondo diventi migliore, ecco, per fare proprio la banalità, per dire la cosa in maniera molto banale, molto semplice, che il mondo sia migliore, che siamo tutti tutti in pace, in buoni rapporti in tutte le parti del mondo, che la gente veda tutti i suoi diritti, insomma,
fondamentali attuati a disposizione. Cosa deve accadere? È molto interessante questa domanda, perché se uno se la pone non in maniera retorica, deve iniziare a capire come mai finora non è accaduto questo, pur avendone avuto tutte le possibilità, perché non scordiamoci che a livello scientifico e tecnologico, insomma, avremo tutte le possibilità per avere già ora una società assai migliore, ecco. Quindi ecco, questo è il percorso che ho fatto. E poi senti, ti volevo dire una cosa, però ora tu mi hai detto all'inizio, sì, della trasmissione, hai detto della Cina, esperto della Cina, no? non sono esperto della Cina, ecco, nel senso, non più di quanto lo sia tu o meno sicuramente anche di altri. Quello che dicevo, di cui abbiamo anche parlato, è la situazione invece attuale. Ecco, lì nel merito della situazione attuale, ecco, io ho notato questo, ho notato che dall'inizio della pandemia, pur rimanendo disorientato come tanti, quindi attenendomi alle informazioni, anche se molto spesso contraddittorie, parlo a livello proprio di politica internazionale, di rapporti tra i paesi e quindi di quello che era realmente successo in Cina, sono rimasto molto, molto attento a cercare di capire qualcosa di più. Non che col passare dei mesi, credo un po' come tutti, ci abbia capito, abbia avuto maggiori dati, maggiori informazioni a riguardo, però quello che ho notato, che mi ha iniziato a non tornare, è stato il fatto che tutto il mondo occidentale, che tra l'altro ora sai, qui anche a dati, statistiche, ma non è che abbiamo molto chiara la situazione, ma mi sembra anche il più colpito tra le altre cose, perché ogni tanto ho cercato dei dati, per esempio in Africa, e non mi sembra che lì, almeno dai dati che emergono, ci sia stata tutta la situazione che c'è stata da noi in Europa, in America e in America del Sud, insomma, più o meno. E ho iniziato a notare il fatto che, come ci si aspettava tutti sin dall'inizio, che fosse aperta una trattativa, una richiesta nei confronti della Cina di risarcimento danni, che mi sembra la cosa più normale, più come dire, fattuale, cioè nel senso anche che forse la Cina sarebbe stata, non lo so, però posso dire che magari la Cina, davanti a una richiesta così, probabilmente avrebbe comunque detto: ma sì, magari siamo disposti a fare qualche cosa. E vedere che continuiamo, o almeno la narrazione che viene dai media, è questo continuo dibattito sui soldi: l'Europa ci dà i soldi, però li pigliamo da qui, però qua e là, sacrifici e tutto, come se tutte queste ferite le dovremmo, economiche, parlo di quelle economiche, le dovessimo curare da noi, senza scordandoci, salvo qualcuno ogni tanto lo ha detto, qualche giornalista o qualche politico, mi sembra che proprio Trump, no, abbia accennato, poi non ha continuato più di tanto, però abbia accennato una cosa del genere, e però non si è fatto niente. E quindi questa cosa mi ha dato dei sospetti, però di sicuro, diciamo, non mi torna in questa narrazione. Ora che siamo arrivati addirittura a questo momento, mi sembra veramente strano che stiamo ancora qui oggi, dopo un anno, a parlare dei soldi che ci serviranno a noi italiani, e francesi e gli americani, soldi che serviranno, debito qua e là, e nessuno che diciamo il blocco occidentale dei paesi occidentali, dell'Europa e degli Stati Uniti, che non si mettano ad unisono ad aprire un tavolo e dire: beh, valutiamo un po' la situazione, ecco. Questo mi è sembrato strano. Quindi io inizio, ecco, qui forse è giusto usare il verbo sospettare, inizio a sospettare che forse possa essere un modo, e lo vedremo nei prossimi mesi, penso, possa essere un modo per lasciar sì che sia la popolazione, come dire, una volta finite le polemiche interne,
una volta finite le polemiche interne qui in Italia e negli altri paesi, che sia la popolazione poi a dire sì, però insomma, ma allora questa Cina, questo governo cinese, ma che la sfanga così, vedendo addirittura, e questo è un dato ancora più preoccupante, che loro giustamente, per carità, dal loro punto di vista hanno risolto la situazione in brevissimo tempo, a quanto sembra, secondo ondata, non sanno neanche cosa sia, tra le altre cose, vedere che loro si arricchiscono sui mercati e anche nel nostro territorio, nel senso che sicuramente l'acquisizione poi di aziende, di quote nel nostro mercato io credo sia già in atto, ma sicuramente continuerà nel futuro. Davanti a una situazione del genere mi sembra un po' strano che loro non prevedano, loro intendo dire i governanti, l'establishment, non prevedano che la gente poi inizi a reclamare una presa di posizione nei confronti della Cina. E quindi ho uso la suggestione che ciò potrebbe essere proprio funzionale, perché creare una situazione proprio facendo l'esempio appunto di quello che accade con le Torri Gemelle, no? Creare una situazione di conflitto mondiale con cui giustificarsi col proprio popolo in primis e con gli alleati dopo, e come dire forzare un po' la mano verso quel conflitto che poi c'è stato e soprattutto le conseguenze, insomma quella situazione permanente conflittuale, e non vorrei che abbia insegnato la tattica di dire ma facciamo sì che sia la gente esasperata, ferita, messa sul lastrico a chiedere ai governi un intervento forte, così che si possa poi giustificare chissà azioni magari un pochino più incisive, ecco, diciamo così. E quindi ho avuto un po' questa suggestione, ecco, io questo posso dire riguardo diciamo la situazione cinese e la nostra attuale. Come si trova il tuo libro, dove si può trovare? Senti, si trova in tutte le librerie, in tutti gli store online, sia Feltrinelli che Mondadori, le principali, e credo anche delle edicole. Chiaramente si prenota perché non hanno una quantità di copie ogni libreria enorme, però si trova ovunque, molto facile da reperire, insomma alla fine ho visto che anche tutti i miei amici, contatti, inizialmente l'hanno cercato, l'hanno trovato subito, mi hanno anche chiesto poche informazioni. Allora, si chiama Il racconto di una futura leggenda, e così insomma lo facciamo trovare. Quindi secondo te, per andare in conclusione, cosa c'è da aspettarsi nei prossimi mesi? Allora, senti, io non sono per le previsioni, non lo so, te lo dico molto francamente, non lo so, spero ovviamente, o almeno ho una tendenza a credere che comunque il 2021 sarà un anno comunque di ripresa, perché comunque i vaccini, bene o male, serviranno, già il fatto che metteranno in sicurezza quantomeno le persone più fragili, che tutti abbiamo tra l'altro in casa, in famiglia, già quello secondo me basterà molto sia a frenare ovviamente l'ingresso negli ospedali, perché a molti il Covid per molti è semplicemente un'influenza, un raffreddore o magari neanche se ne accorgono, e poi credo anche a livello economico e ovviamente poi penso che si riprenderà presto appunto a circolare merci, turismo e via discorrendo, quindi non sono pessimista, devo dire. Però in un futuro, diciamo un po' a medio, lungo termine, non lo so. Posso dirti questo, che è stato anche l'intento appunto del mio romanzo, quindi calza anche a pennello. Posso dirti questo, noi però abbiamo la possibilità di costruire il futuro. Noi abbiamo la possibilità, dobbiamo capire delle cose, dobbiamo accettare anche gli errori eventuali, non aver paura di non riconoscerli.
E in quel modo noi possiamo, innanzitutto iniziandolo ad immaginare, il potere dell'immaginazione e della e delle immagini verso il futuro sono una certezza per me. Queste cose le ho affrontate, le ho studiate molto, ho fatto insomma delle esperienze, ti posso garantire, anche di coloro che ho citato, tra l'altro ho citato qualcuno nelle note dell'autore del libro stesso, proprio perché ho sposato queste idee non solo perché mi piacevano, ma perché ho confusato la veridicità a livello di psicologia umana, di antropologia umana, di questo tipo di atteggiamento, di questo tipo. Quindi io credo che la speranza c'è, dobbiamo trovarla noi, dobbiamo costruirla noi, non è qualcosa che viene tipo il virus, appunto, arriva o per l'apparizione di qualche entità suprema, ecco, che ti dona la fede o ti dona la speranza. No, la speranza dobbiamo costruirla noi e abbiamo il potere di farlo. Quindi io ti dirò che anche questa situazione, la sua drammaticità, potrebbe però anche dare a tutti noi, specialmente a noi italiani che forse siamo messi un po' peggio, uno stimolo per iniziare a capire qualcosa di importante e per riuscire a ritornare ad avere immagini al futuro. Quindi vedremo, io spero bene, insomma, credere in positivo, soprattutto in questo periodo, per cui tu sai, no? Tutte le persone che sentiamo, e, insomma, c'è una depressione mentale, diciamo, che è pari a quella del virus, se non addirittura maggiore. Quindi iniziamo a vedere anche le cose, le possibilità, ecco, non vendere speranze facili, ma vendere sì la possibilità che possiamo vedere un futuro e possiamo avere una vita e acquistare soprattutto il senso della nostra stessa esistenza. Ecco, questi sono anche gli strumenti con cui poi ho costruito il mio stesso racconto. Allora, ricordiamo di Duilio Celenza questo libro che si chiama Il racconto di una futura leggenda. Grazie Duilio di essere stato con noi e a presto e buonanotte. Buonanotte, ma grazie soprattutto a te. Ciao. Grazie, ciao, a presto. Ciao.